Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. No! Oh, fantastico. Oh, cazzo.
Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai, in pochi a essere onesti. E per giunta, anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Corriere Sam Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Speciale per Sam Porter Bridges, alta priorità. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sai dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa. Te lo spiego strada facendo. Andiamo.
Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. Ah, cavolo. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il Kyralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un Bridge Baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Partiamo! Molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. Ha trascinato nella merda tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città e i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. L'arcobaleno! Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? No, niente.
Sto BB deve essere rotto, non funziona. Mi dispiace.
Il London Bridge crollerà. Oh, mia signora. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima.
Ah, ti sei svegliato. Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Non temere. Io sono un medico. Un medico legale. Di formazione. Mi chiamo Deadman. E ho dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges. Per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Dove mi trovo? Che ore sono? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le ML. Guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? Due giorni? In quel frattempo, ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. I tizi dello smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. È stato detto. Non funzionava più. Perché tenerlo? L'abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto la smaltimento cadaveri, ma la mia equipe, il QG, tutta Redford e ogni anima di Central Not City. Ora la nostra base si trova a Capital Not City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica. Ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in soli due giorni. Quella situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna urgente. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Not? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam. Fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime.
È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ah, ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Hai davvero intenzione di rifiutare? Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare disposizione. Sam! Sono io, Deadman. Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi ultimi istanti. Lei? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei? Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare. Quello è il braccio destro della presidente, il direttore della Bridges. Dai, Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci, dei senza morte che si rivedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. È tua madre, Bridget. Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Signora Presidente, ecco qui Sam. Ora vi lasciamo soli.
Sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Sì, lo so che tu mi odi. Amelie. Te lo ricordi che Amelie è andata a Ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. Tu... No! Ti prego. Allora sei disposta ad aiutarmi? No, io... Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh, no! Ok. Dottore, ci serve aiuto! Tutti qui, presto! Defibrillazione, datemi 150 cc! Non sta rispondendo. Battito è calato. Non molli! La stiamo perdendo. Ora del decesso. Maledizione. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri... Per quello siamo a posto. Sam,
Prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere, come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Guarda cos'hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore, il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Cosa volete che faccia? Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Ma il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada da Capital Knot City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti, le DUNS, essere riemerso. Quindi io? Perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges. Posso dire una cosa? La Presidente Strand credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. Senza di lei la Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. Possiamo anche provarci, ma dopo? Chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. Ma ha detto che morirà se Bridget muore. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come, che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca a te fare il primo passo, Sam, e portare il corpo della Presidente all'inceneritore. Se non torniamo a essere uniti, l'umanità non sopravviverà. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. L'inceneritore è a sud-ovest. Ricorda che dovrai attraversare il territorio delle CA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. Sarai monitorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le M-Link.
L'attività chirale nella zona è in rapido aumento. Si prevede cronopioggia intensa, devi tornare subito qui! Sam, brucia l'altro carico prima di andare. Che cos'è? EBB-28. È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. E perché è qui? Ne è stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro, è tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. Da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei del loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Sam, se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. Tu sopravviverai, certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Mi è venuta un'idea. Sei difettoso. Bravo. Prenditi l'utile. Che siate riusciti a tornare. Se qualcuno dotato di Dooms si collega a un BB, sentimenti e ricordi provocano un feedback come quello acustico. Paure e stress vengono amplificati e così si rischia di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BB è stato usato oltre ogni limite. Smaltirlo è l'unica opzione. Datti una ripulita e vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. Thank you.
la luce spinta, fai uno sbadiglio, non occorre far finta. Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la Presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Porgi i miei saluti alla Presidente. È quasi ora di andare, Sam. Tieni. È un acchiappasogni. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre accanto a te. Ottimo lavoro, Sam. Grazie. Bridget non è più tra noi ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza, della nuova America. Amelie. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. E tu, Sam, sei qui anche tu. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti, tutto quanto. Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo, per la nazione. Con la leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No. Me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i ponti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridges 1. Ed è andata a ovest.
guidati oltre i crateri e i territori delle CIA. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA, lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Not City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato a puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Catturata? Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Not City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA li lasciano in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens, un gruppo separatista militante. Comandano Edge Not City. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. L'attentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro? Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono la nostra visione per il futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Quelle non sono catene, Sam, ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso, non stare separati, ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a Ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un Cupid. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Not City, trova Amelie e riportala a casa. Dopodiché, assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio, ed è questo che serve per progredire. Ti prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Mi chiamo Sam Porter Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa. Ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta! Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sam! Sam, aspetta! Fermati! Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Gira e rigira è lo stesso. Connettere e riconnettere non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito.
Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea. Tutti dobbiamo riposare. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare. Per una volta Dooms e BB sembrano un'ottima combinazione. O chissà, magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Sam. Ascolta, tu sei Sam Strand. No, non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. È una parola strana, Strand. Strand può indicare un filo, un legame. Mentre Stranding significa spiaggiarsi a riva. Ed essere Stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. A migliaia di miglia di distanza, il nostro legame resiste ancora. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Buongiorno, Sam. Allora, hai avuto modo di rifletterci? È zeppo di Chiralium, ma chi è dotato di Dooms lo può portare. È tutto quello che ti serve per ricollegare il mondo, per renderci di nuovo uniti. Sono un corriere. Non mi interessa collegare il mondo, né creare dei nodi.
ma farò il necessario per aiutare Amelie. Sam, ascolta. I terminali che i seguaci di Amelie costruirono nelle città che attraversarono andando verso ovest sono definiti nodi. L'infrastruttura esiste, ma la rete chirale non è operativa. E in questo momento può solo trasmettere comunicazioni vocali, talvolta via cavo, talvolta wireless, e piccole quantità di dati. E se i dati non sono immagazzinati in loco, i chiralgrammi non appariranno. Amelie e gli altri membri della Bridges che hai visto non sono che chiralgrammi generati da dati locali, in caso non lo sapessi. Tu non devi far altro che collegare il Cupid e ristabilire le comunicazioni chirali. Una volta collegato il Cupid al terminale, potrai dare avvio a un'enorme e istantanea trasmissione di dati con la rete UCA. E in un attimo saremo di nuovo connessi non solo con gli altri, ma con il passato. Tutti i dati frammentati e perduti saranno raccolti e ricostruiti. Sarà come riportare in vita i fossili dei dinosauri. $4.6 miliardi di storie della Terra. Tutta la conoscenza perduta dall'avvento del Death Stranding sarà di nostro dominio. Ed è così, amico mio, che lo sconfiggeremo. Una volta ristabilite le comunicazioni chirali, generare chiralgrammi non sarà difficile. E potrai usare le stampanti chirali. Così, tra non molto, potremo inviare ogni genere di cose attraverso la rete. Ma niente di originale. O che abbia un'anima. Niente di reale. Soltanto copie. È vero. Ed è per questo che ci serviranno ancora corrieri come te. Prima e dopo la riunificazione ci serviranno uomini d'azione. Il riposo fa male, no? Già, beh, l'ozio è il padre dei vizi. Trovi i dettagli al terminale per le consegne. Vai a controllarlo di sopra. Il carico ti aspetta lassù. Queste scarpe ne hanno fatta di strada, a quanto pare. Che ne dici? Le butto via? Fermo. Aspetta. C'è una cosa che devi controllare. Quei cosi reagivano al mio sangue. E più di una volta. Reagivano come? Che vuoi dire? Non lo so. Hai analizzato il mio sangue? Dimmelo tu. D'accordo. Vedrò che posso fare. Baby.